Ben trovati in Fermini Pordenone, oggi abbiamo con noi Fabrizio Benatti. Ciao a tutti ragazzi e soprattutto ciao a tutti i colleghi. Come vedete siamo a Londra. Forse. Siamo venuti qua per conoscere meglio Fabrizio e far conoscere l'attività di Fabrizio a chi segue prevalentemente i Fermini Pordenone, ammesso che non lo conoscete già perché è abbastanza famoso. Allora, Fabrizio, se vuoi presentarti chi sei? Sì, allora io mi chiamo Fabrizio, ho 39 anni, vabbè, quelli ci sono. Sono infermiere dal 2002, quindi ho un diploma di infermiere, un diploma universitario di infermiere e basta. E ho deciso di andare in Inghilterra, ma poi ne parleremo, insomma. Sì, vorremmo sapere quando hai iniziato a lavorare in Italia e quando è terminato. Ok, ho cominciato appunto nel 2002 perché quando noi ci diplomavamo i concorsi c'erano subito, quindi non era un problema entrare in reparto appena diplomati. Ho cominciato con la rianimazione, poi mi sono stancato, ho cercato qualche sfida diversa e poi sono entrato in pronto soccorso e ci sono stato fino al 2010. Poi nel 2011 ho fatto le carte e aprile 2011 sono andato in Inghilterra e sono sempre lì, insomma. E tuttora sono in Inghilterra in pronto soccorso. Siamo in Inghilterra. Detto ciò, vorremmo sapere, prima ancora di capire cosa è successo in Inghilterra, quali sono state le motivazioni professionali che ti hanno portato ad emigrare? Guarda, mi ero già documentato perché ho avuto la voglia di andare in Australia per piacere. Mi era piaciuto il posto e mi sarebbe piaciuto stare là un pochettino, quindi l'unica cosa che sapevo fare era l'infermiera, quindi ho cominciato a documentarmi sul sistema sanitario australiano. Poi ho guardato anche quello inglese, in effetti sono similari se non addirittura sovrapponibili, ecco, quindi ho capito che c'erano grosse possibilità di crescita professionale, non solo da un punto di vista manageriale, perché come sapete benissimo, insomma, in Italia o si diventa caposala o comunque si evolve da un punto di vista manageriale, o le specialità cliniche ci sono, ma in realtà sono poche e non sono riconosciute. Mentre in Inghilterra questa cosa succede e dopo anni di rianimazione e pronto soccorso avevo bisogno di sfide nuove, soprattutto che le mie qualità professionali venissero riconosciute sia da un punto di vista professionale, quindi di vista pratico, e sia da un punto di vista ovviamente economico. Ok, quindi riassumendo, diciamo, le capacità da un punto di vista pratico ed economiche, su una fascia diciamo più orizzontale e meno verticale. Esattamente. Cioè, quindi meno verso managerialità, più verso la clinica. Ma in realtà è verticale anche quello, solo che è un verticale diverso. Okay. Cioè tu puoi proprio scegliere se sviluppare le tue doti manageriali, okay, quindi caposala, responsabile dipartimentale piuttosto che capo infermiere dell'ospedale, oppure specializzarti nella clinica, quindi diventare specialista del tuo settore piuttosto che consultant del tuo settore. Okay. Una volta arrivato, avendo sbarcato oltremanica, hai trovato quello che cercavi? In che maniera? Allora, è chiaro che l'inizio è stato duro, come lo è sicuramente per tutti i colleghi che stanno sbarcando in questi mesi. È chiaro che la lingua è sicuramente un grosso scoglio. Devi saper dimostrare loro delle carte che gli interessa fino a un certo punto, cioè io sono arrivato con diversi attestati presi negli anni, però loro hanno comunque voluto la dimostrazione pratica, che io sapessi fare quello che dicevo di sapere fare. Quindi per i primi 6-7 mesi ti senti quasi come un neolaureato, ti trattano quasi come un neolaureato, ma non perché lo sei, perché loro devono essere certi che tu sappia fare quello che dici di saper fare. Detto questo, una volta che dimostri di saper fare, hai libero spazio e addirittura sono loro stessi che ti chiedono: vuoi aumentare di livello, vuoi specializzarti, esatto, vuoi progredire, e ti pagano spesso loro il master universitario, le specialità, proprio perché hanno bisogno e vogliono che tu progredisca perché te lo sei meritato. Ok. Il passaggio a infermiere sociale, diciamo, infermiere legato al social network, è collegato ma non è direttamente connesso, è stata una scelta ancora più forte che hai fatto. Sì. Com'è avvenuta? Guarda, diciamo che avevo qualche amico che avevo già in Italia, di diverse regioni, che erano interessati alla mia scelta. Ci sentivamo poco dopo che io ero arrivato in Inghilterra,
con cui condividevo le paure, le ansie, le emozioni delle cose nuove. Loro si sono un po', come dire, sentiti chiamati in causa perché avevano i miei stessi dubbi che però io stavo risolvendo, e quindi insomma, invece di dare una risposta singola a tutti, ho deciso di aprire una pagina, ma era una pagina per pochi in realtà. Poi ho visto che purtroppo la situazione italiana al momento è quella che è, da un punto di vista di assunzioni, quindi probabilmente la più facilità ad entrare nel sistema sanitario inglese ha portato la pagina a crescere in modo abbastanza esponenziale. Insomma, a oggi siamo quasi a 6.000 iscritti e non è facile, però mi fa piacere sapere che tanti infermieri sono riusciti ad arrivare in Inghilterra anche grazie alla pagina. Tra cui uno dei nostri è Marco Bresolin, che ha trattato una serie di temi sul nostro blog rispetto all'immigrazione UK. Con cui infatti ci sentiamo, dice che sta bene, è stata un po' dura all'inizio, ma ha detto come un po' per tutti, però esatto. Si è integrato adesso, sì, penso sì. Tu lo senta più di me. Sì, sì, per fortuna sì. Il canale YouTube è nato in contemporanea, è nato un po' dopo, perché i primi video che ho visto da parte tua sono stati delle lunghe video chat dove parlavi, discutevi con colleghi. Esatto, il canale YouTube diciamo che ho deciso di aprirlo in realtà perché le domande all'inizio sono poi sempre le stesse, come la vita in Inghilterra, quali sono gli stipendi, ci sto dentro, non ci sto dentro, è difficile, non è difficile. Quindi ho detto, senti, facciamo un video aperto a tutti, dove la gente mi può fare le domande in diretta, io dico, do già delle risposte e poi dopo è chiaro che rispondo alle domande in diretta, e ha avuto un discreto successo perché alla fine riesce a rispondere alle stesse domande tutti in un video, quindi poi quando mi ritornano le domande lascio il link al video. Poi è chiaro che la cosa si evolve in base alle esigenze delle persone che mi contattano, decido di fare un video, però non è la mia attività principale, ecco, preferisco seguire di più la pagina Facebook perché okay. Riesco a dare più contenuti. Ok, una domanda extra che non avevo neanche pensato, ma te la faccio lo stesso. Ho visto che pare un anno e mezzo fa circa hai presentato a un'agenzia di reclutamento la situazione italiana. Sì. Com'è andata? Cosa è successo? Se vuoi parlarne. Sì, 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 ne posso parlare. L'Italia non era ancora tra gli stati dove le agenzie di reclutamento, parliamo di quelle serie, avevano intenzione di andare. Allora, però le agenzie di reclutamento quando tu sei in Inghilterra ti contattano per chiederti se vuoi cambiare, quindi io ero più in contatto con questa agenzia in quel momento. Allora ho detto, senti, ma lo sapete che in Italia ci sono un sacco di colleghi veramente preparati che potrebbero fare il caso vostro? Loro non lo sapevano, mi hanno chiesto di andare su a fare una presentazione. Sono andato e è andata bene perché è una di quelle delle agenzie più al momento più presenti in Italia. Okay.